Guardando la partita di oggi mi devo un po' rimangiare quello che dissi la scorsa settimana, perché non tanto dal punto di vista di gioco ma di prestazione c'è una squadra che si è comportata in maniera di 80% diversa. L'1,20% rimanente che è rimasto purtroppo è la cosa che dissi l'altra volta, che la squadra è molle, che è lenta, che gioca molto in maniera superficiale. E oggi si è visto, ma oltre a questo sarà magari per che si giocava contro un'altra squadra, una squadra che almeno sulla carta, ma anche per ora, per quanto visto in queste due partite, lo è anche dal punto di vista di gioco. Sarà per altri motivi, sarà ancora questa condizione fisica che magari, essendo sempre inizio, non c'è ancora bla bla bla. Resta il fatto che oggi un'altra prestazione. L'altra volta giocavi lento, giocavi molle, però diciamo avevi, non dico il piano, ma il quasi pieno controllo della partita. Stavolta no, stavolta giocavi molle, lento, con le riparie e non c'avevi assolutamente il controllo. Io spero ovviamente che una prestazione del genere possa aver, tra virgolette, aperto la testa, no? Dal punto di vista, diciamo, di come ci si deve comportare, come si deve giocare i giocatori per quanto riguarda questa categoria. Perché come già dissi nel precedente video, la Lega Pro, a differenza della Serie B, vabbè, anche della Serie A, ma parlando della Serie B, per quanto la tecnica chiaramente può sempre contare, ma conta di più, la maggioranza ce l'ha la grinta, l'aggressività agonistica che una squadra ci mette, la voglia di vincere, la voglia di correre, di vedere i ripari. E oggi si è dimostrato, cioè oggi è stata dimostrazione che giocando in maniera così contro squadre che magari sulla carta possono essere migliori rispetto a quella dell'altra settimana, dimostrato che così fa le figurette, perché oggi il Bayern ha fatto una figura di merda gigante, ma non perché si è perso alla fine così, ma per come si è perso, per come si è giocato, perché sicuramente il risultato dal punto di vista dei gol subiti poteva essere più ampio. Io non voglio metterla in maniera, diciamo, esorbitante, però si poteva benissimo prendere 4-5 gol, ora forse 5 non lo so, però 4 sicuramente. Parlando sempre della prestazione, parlando magari dividendo, no? La prestazione a zone, ovvero portiere difesa anche potrebbe essere uguale, ma no, portiere difesa, centrocampo attacco, c'è da dire che oggi nessuna delle queste 4 zone ha fatto una partita decente. Singolo nessuno, perché più o meno chi un po' meglio, chi un po' peggio, la media si aggira intorno al 5, guarda, vorrei bene 5 e mezzo su alcuni. E appunto, parlando invece di zone, non c'è stata una zona che ha giocato in maniera decente. Si parte dal portiere, il portiere che fra l'altro è fresco, tra virgolette, perché è un'automazione, comunque nuovo acquisto recente, proprio degli ultimi sprazzi di calciomercato estivo, prestazione inguardabile. Cioè, palle alte, alcune cose che magari può essere uscito, tra virgolette, a volte bene, a volte male, però palle alte così respinte ci può anche stare, dal punto di vista, diciamo, parate vere e proprie, presa imbarazzante. Ha già pronti via dopo poco, che gol annullato, sarebbe preso un gol per una zotta gigante da parte di Sturte, a parte di Mazzoni, per dirne una. Poi altre cose, anche il primo gol, diciamo il primo dell'Alessandria, lì vabbè, ok, non bisognava farlo tirare, bisognava starci attenti sulle spinte, bla bla bla, però una palla quasi semplice da poter bloccare, Mazzoni non l'ha presa e diciamo che ha, secondo me, gran parte della colpa del gol preso, ecco. E questo è portieri. Difesa bui da tutte le parti, eh. A volte uomini non marcati, vedi fra l'altro alcuni, cioè una di queste cose qui svariate volte successa nei gol presi. E dei quasi gol presi, ad esempio quello del primo testo e il gol pure di testa, quello no, era il aiuto, era il sì, era nel primo tempo il colpo di testa che l'ha lasciato da solo, meno male, ha buttato alta e viene una acqua buia da tutte le parti, acqua da tutte le parti, gente che appunto non marca l'uomo come deve, gente che esco io, esci te, esco io, esci te, poi meno male questa salina non si è preso gol, però è successo a volte. Terzini che non spingono e che nemmeno difendono bene. Passiamo al centrocampo, centrocampo lento, lento, poco inventivo. Gian Donato, per l'amor di Dio, non è stato sicuramente uno dei peggio, però non è stata una prestazione che secondo me
bisognerebbe vedere da lui. Perché ok, magari a livello di piedi sì, ha sbagliato, e non scordiamoci che siamo a Lega Pro. Però, ok che magari poteva essere girata bla bla bla, però lui, come ho già visto le altre volte, è veramente lento. Lui rallenta molto il gioco, spesso, non sempre, a volte gioca di prima, a volte c'è quel tocchettino in più che rallenta il gioco. E magari il Livorno non ha bisogno, secondo me, di un regista così. Cioè, se rallenta il regista, perché comunque c'è Andorana che non c'ha luci, più o meno fa, insieme a luci, fanno la regia del gioco. E se te mi rallenti così il gioco, tutta la squadra, più o meno ti va di pari passo. Gian Donato oggi, ripeto, non è stato sicuramente uno dei peggio, però non è mai stato uno dei meglio, se ci sono stati. Diciamo una prestazione di 5-5 e mezzo. Poi chi c'è? Vabbè, il centrampo è quello che è. Forse l'unico che si è salvato, anche se per, a me per ora mi garba e non mi garba, perché non ancora inquadrato come giocatore. L'unico forse recente della partita del centrampo è stato forse Marchi, che comunque lo sta tutto, a volte ha fatto delle cose importanti, ha evitato magari probabilmente dei gol, e comunque è stato forse l'unico che, forse, ora non ricordo con precisione, però forse o l'unico, uno dei pochi che ha corso fino all'ultimo. Però per il resto il centrocampo, po' roba, l'attacco non se ne parla. Io non ho capito come mai giocato Dell'Agnello titolare, e fra l'altro vi dirò, sarò sincero con voi, pensavo che Dell'Agnello non facesse più parte del Livorno, sapevo che era andato a svelare parte in prestito, però credevo che non facesse più parte del Livorno, e tanto meno che potesse addirittura partire titolare o giocare addirittura. Con tutto il rispetto, non è in grado, nonostante siamo in Lega Pro, non è in grado, non ha fatto niente di buono. Cerini, poveraccio, nel suo piccolo ha cercato di fare qualcosa, però d'altronde se non c'è l'altro attaccante che l'accompagna nei movimenti, nei passaggi, e fa a volte ha fatto il movimento del tipo ok, dammela lì, mi muovo, o magari si è centrato, e poi si è fermato durante il passaggio di Cellini, per dirne una di altri genere, sempre riferendomi Dell'Agnello, chiaramente. E niente, questo è quanto. Come ho detto prima, nessuna delle quattro zone che ho prima citato ha fatto una si è distinta alle altre. È stato un miscuglio di una prestazione imbarazzante, perché ripeto, come ho detto anche questa cosa lì, poteva benissimo finire in maniera più ampia la partita, soprattutto dal punto di vista dei gol subiti, anzi esclusivamente dal punto di vista dei gol subiti. È andato così. E chiaramente io, ripeto, ho un po' di amarezza per questa cosa lì, perché anche se siamo, non dico all'inizio, proprio siamo all'inizio, perché è la seconda partita ufficiale del girone A di Lega Pro di questa stagione, appunto, secondo me contro Alessandria era una sorta di test, perché l'Alessandria in teoria e sulla carta è una di quelle squadre che probabilmente sino all'ultimo, poi non si sa, ripeto, sulla carta lotteranno per poter andare in Serie B, almeno così io ho letto e così ho visto. L'Alessandria ha voluto provare a creare una sorta di progetto, quindi secondo me questa partita di oggi era un test importante, anche se, ripeto, siamo solo all'inizio, e purtroppo è stato un test ampiamente non superato, bocciato clamorosamente. Io, come ho detto prima, spero che magari non ci sia ancora la condizione, anche se cazzo, non siamo sempre all'inizio, però c'è un'estate dietro, però ok, ci può stare. Sarà che magari alcuni giocatori, dato che sono stati degli acquisti sul finale, magari si erano sempre provati. Io l'una se non capisco, e qui mi scuso in anticipo se magari l'ha avuto di fuori, probabilmente sì, io non capisco, a parte Luci che so che ha squalificato, il perché comunque Foscarini non faccia giocare elementi che secondo me sono fondamentali, i quali Borghese, i quali, anche se c'è da vedere, è Sbarro. Janic, che mi dice la verità, non credo capisse se ha fatto male o squalificato, o non lo fa già, credo che sia fatto male, però non sono sicuro. Vantaggiato l'ho capito perché l'ha fatta parte della panchina. Spero ovviamente che non è motivazione, sia vera lì che l'altra volta c'aveva un dolorino, magari non diceva beh, non lo rischio, lo rischio solamente se la partita si mette male, cosa che ha fatto. Però per il resto io ho detto alcune di che era molto fondamentale, e che comunque c'erano già dall'anno scorso, magari se viene un pochettino più di esperienza, non lo so. Ci è rimasto male di Mazzoni, tornando al discorso di prima, perché ok, è vero che anche Mangiano Livorno non è mai stato il grande portiere, però pensavo che potesse fare differenza, e anche se è un giudizio molto
anzi è una sorta di pregiudizio, no? Anzi, un giudizio sbagliato da certi punti di vista, perché c'è solamente una partita versus una partita di differenza. Però se non ho giocato meglio l'altra volta, Rimazzoni, nonostante quello dell'altra volta, se non sbaglio, è giovanissimo rispetto a lui e c'ha un confronto quasi zero esperienza. Però oggi sono rimasto veramente male. Spero ovviamente che tutta la squadra, anzi che questa sia stata una partita no, e che già dalla prossima in casa contro Carrarese, se non erro, possiamo già cambiare. Io l'unica cosa che dico, anche se alla fine quello che importa è il risultato finale, io vorrei vedere però una sorta di cambiamento nella squadra che dice ok, noi si va in campo, si dà il 100%, addirittura il 200%, e poi quello viene fuori, viene fuori, sperando che possa essere una vittoria. Perché ripeto, sono d'accordissimo con chi giustamente pensa di HF, allora non importa anche se gioca male e poi vince piuttosto che magari gioca bene, gioca di grinta, bla bla bla, sono d'accordo, e anch'io sotto certi punti di vista la vedo sì. Però dato il precedente anno in cui non si è visto un cazzo, se non mi capirà vedere un miglioramento che dice ok, c'è stato un cambiamento da parte di società, dice società punta sul provare almeno andare a tornare in Serie B. Così, per amor di Dio, è vero che è una partita ed è prestissimo, non presto, prestissimo per dà dei giudizi sulla squadra. Infatti forse ho esagerato l'altra volta e forse esagerò a dire determinate cose. Però veramente, non è che oggi dici ok, hai perso giustamente, però non c'è stato del grande divario. Oggi sembra veramente una squadra, l'Alessandria, che è una delle prime della serie, e te Livorno sembra una squadra ultima strasciata o quasi, che comunque deve cercare di retrocedere, anche se ripeto, siamo all'inizio. Ho visto veramente una differenza fra le due squadre abbastanza ampia, soprattutto perché noi in campo siamo messi alcuni giocatori, cioè, anzi in campo ci sta, abbiamo acquistato alcuni giocatori che, con tutto rispetto, che io lo voglio dire sempre quando parlo, lo dico solamente in maniera, dal mio punto di vista obiettivo mio, non voglio essere offensivo, rispetto a alcuni giocatori secondo me nonostante tutto non sono in media Lega Pro. Non voglio fare nomi perché lo sono almeno io, magari poi me ne pento, quindi sto zitto, voglio solamente di pensare, dico che alcuni giocatori secondo me non sono in media Lega Pro. Comunque, parlando della partita, perché ho fatto solamente un commentone, no? Una critica generale, la partita c'è da dire come l'altra volta ben poco. Purtroppo stavolta la partita l'ha fatta clamorosamente l'Alessandria, è stata dominata per un 80% abbondante dall'Alessandria, sconfitta meritatissima, e niente, come ho già detto il risultato poteva essere più ampio, ringraziando il cielo nei almeno un gol, diciamo tra virgolette, non è proprio così perché si è fatto il dono, però si è fatta sorte di come della bandiera sul rigore, il rigore che c'era a parer mio, non lo dico da tifoso livornese ma da spettatore, che come si chiama lì che ha fatto doppietta, poi ha fatto il rigore, ha preso solo più gambe e palla, addirittura solamente le gambe o la gamba, il rigore c'era, per il resto niente. Prestazione brutta, ripeto, la parte di Livorno nemmeno una zona si è, diciamo, un po' più mostrata, non dice ok, non stai tutto, però magari il centro ha un po' funzionato, no, zero, per dire, è andato così. Ora ripeto, come ho detto prima, speriamo che già dalla prossima, che dovrebbe essere, se non sbaglio, l'11 settembre, che giù in casa con la Carrarese, possiamo vedere comunque una prestazione diversa, e spero chiaramente anche lui stato diverso. Via, detto questo, niente, questo è, credo di non dover dire altro, perché nonostante io abbia già detto tanto, ripeto che presto per comunque dare un giudizio definitivo simile, però mi sentivo di dire questa cosa. Via, detto questo, ci vediamo al prossimo video, cerchiamo di non buttarci giù, perché una sconfitta ci può stare contro, fra l'altro, Alessandria, che ripeto, almeno da quanto sentito e per quanto visto, sembrerebbe una delle squadre che probabilmente lotterà sino alla fine per un eventuale posto in Serie B, una promozione. Via, detto questo, non pensiamoci, andiamo avanti. Ciao a tutti.